Levetta su H, io ho già preparato la graffa perché so già che mi servirà in questo tipo di punto. Su 5 il cursore, gli aghi. Ora vediamo come posizionarli. Gli aghi, partiamo dalla prima puntura, facciamo finta che la seconda non c'è. Quindi 2 in lavorazione, 3 fuori lavoro, 2 in lavorazione, 3 fuori lavoro. Semplicissimo, 2, 2, 2 e 3 ne saltiamo. Praticamente questa è la situazione. Sempre alternati, 2 partiamo da destra, 2 in lavorazione, 3 saltati, 2 in lavorazione, 3 saltati. La seconda frontura, l'unica particolarità è questa. Questo ago deve essere tra i due iniziali. Perché? Perché probabilmente il punto ha bisogno nei suoi spostamenti di questo poi realmente far spostare sequenzialmente tutti gli altri, perché non sono né frontali né troppo spostati. È proprio questo primo ago che determina il punto. 3 tolti, 2 tolti, 3 davanti tolti. Praticamente si incrociano così, non hanno un vero e proprio motivo di essere in un'altra posizione se non per creare questo punto. Però poi ho scoperto una cosa carina. Questo sistema di mettere in lavorazione così permette anche un'altra cosa, ma la vediamo in seguito. Prendo un filato, cambio filato, questa volta riprendo uno che ho già utilizzato, ce l'ho in macchina, mi piace. 2 fili di cotone, un misto, un altro misto lana, cotone e qualcosa, ma sono molto molto sottili. Messo 3 di tensione, 3 sulla prima e 3 sulla seconda, non so se è perfetta. Ma ogni punto richiede un po' di studio anche di questo. Ora, se non voglio fare bordi e quant'altro, io posso partire già con gli aghi posizionati. Questo è come viene il lavoro. Quindi su questo mi semplifica. Pettine e pesi. Faccio sempre un minimo di bordo tubolare aperto perché comunque l'inizio diventa più semplice. Dopodiché passo al punto vero e proprio. Levo. Primo giro di andata, quindi la freccia di qua è a 5 di cursore, nessun tasto premuto e io inizio ad averlo. Poi mano sulla manopola, so che si sposterà, metto semplicemente la graffa per aiutare col peso. Dopodiché, controllare la frontura, io inserisco a 4. Devo tornare indietro, ma prima di tornare indietro con il carrello, 4 si sposta la frontura, poi prendo il carrello e passo. Giro successivo 3. Quindi sposto la frontura verso sul 3. Passo il carrello, poi mi dice 2, sono con il carrello a sinistra, io sposto ancora la frontura, 2, poi devo ancora riandare, per questo dico che conviene ogni tanto farsi veramente la freccetta, non perché uno non riesce, ma perché è più semplice. 1, vado, come si nota questo ago si sposta sempre di più. Perché chiaramente sembra che qui non c'è più niente, ma sono gli spostamenti della frontura. E poi 0, che è l'ultimo numero della, diciamo, della frontura. Devo ritornare verso destra. E questo è come si presenta. Non abbiamo sbagliato. Semplicemente questo ago si è spostato e ora tenendolo d'occhio ci accorgiamo che io devo tornare indietro. Quindi non faccio altro che da 0 ritornare a 1. Devo tornare verso l'esterno e vediamo come largo 1, poi 2, 4, ultimo giro e riprendo da sopra 5.
e l'ago è tornato al posto suo. Al momento che rinizio, quindi 4, 3, 2, 1, il rischio era questo e volevo farlo notare. Se ci dimentichiamo di spostare la graffa come ho fatto io, la maglia è facile perderla, quindi è bene ricordarsi di inserire anche la graffa. Ma il punto superato, questo non richiede veramente nessuna complicazione in più. E dicevo, la particolarità di questo punto, nato così per caso l'idea, mi sono chiesta, ma se non sposto niente, che razza di punto esce fuori? Cioè, ho capito che essendoci tre spazi vuoti verrà diciamo con gli aghi scartati, quindi il filo lento. Sì, è vero, viene esattamente come pensavo, ma con una particolarità: se non uso nessun tipo di spostamento, solo giocando con l'impostazione degli aghi in H5, quello che mi si presenta è fantastico. Perché? Perché se lo tiro molto, ovviamente si apre, abbiamo il solito gioco degli aghi scartati fermo restando, che è fantastico sotto e sopra. Quindi foulard estivi a go go, perché sono sciarpe fantastiche, incredibili, e se vogliamo giocare anche con i melangiati o con i colori, qui è semplice, basta, per far scomparire il filo, io ho fatto dei cambi di colore, basta semplicemente fare un nodino morbidissimo con l'ago, farlo scomparire nella cimosa del relativo, quindi un attimo, però otteniamo un effetto fantastico, perché sembra un falso plissato. Anche per mostre di rifinitura verticali, poi ho giocato, volevo vedere, capire, io sono molto curiosa a macchina, e ho cominciato a spostare ogni 10 giri, e ogni 10 giri la cosa diventa ancora più intrigante, perché si sposta in automatico sotto. Per cui io ho giocato un po' per vedere che succedeva, ho provato a spostare a 5, a 4, per avere un qualcosa di particolare. Ma fantastico è quando veramente spostiamo senza, rimanendo una decina di giri, 15 su 5, 4. Quindi comunque sia, diventa un gioco che possiamo veramente dare il via alla fantasia di ognuno di noi per trovare un'idea carina, simpatica, magari per anche un foulard estivo con delle viscose, con delle rimanenze, qualcosa di una stola molto semplice, un copricostume, un pareo, perché no? Sono punti così semplici, chiaramente solo con l'impostazione degli aghi e un minimo di spostamento, anche perché è uguale sia dietro che davanti. Spero di aver lanciato qualche idea estiva così fresca ed effetto. Poi chiaramente è il filato che determina la situazione in base a quello di cui abbiamo bisogno, ma una campionatura ce lo dice velocemente. Io lo trovo veramente molto molto di attenzione, è vero, però anche d'effetto.